Al prefetto questa mattina segnaleremo quelle che sono le problematiche, le difficoltà di una vertenza come la Betafence, che tra i lavoratori dell'azienda, i 155 dipendenti dell'azienda, gli altrettanti dell'indotto, mette a rischio complessivamente 300 posti di lavoro con una ricaduta economica e sociale pesantissima per la nostra provincia. Ma al prefetto chiederemo anche che si impegni affinché il Ministero il 1° settembre convochi la riunione, ma la convochi in presenza. Vogliamo guardare in faccia chi ha deciso per una speculazione finanziaria di mettere in mezzo a una strada tutte queste persone. Vogliamo guardare in faccia chi deve in qualche modo rendere conto degli utili che ha avuto negli ultimi anni e del perché voglia chiudere e delocalizzare in Polonia. Non è possibile discutere dei temi così importanti, discutere del futuro di tutte queste persone dallo schermo di un computer. Di virtuale qui c'è poco, perché dietro queste persone ci sono mutui, ci sono figli all'università, ci sono bollette da pagare. Pensare che possano essere trattati alla stregua di un videogioco dallo schermo di un computer a nostro avviso non è accettabile. C'è un presidio aperto 24 ore al giorno. Incontro a rotazione, incontro tutti i colleghi della Betafence e vedo davvero c'è gente anche disperata, c'è gente che deve iscrivere i propri figli all'università, che si sono dovuti fermare in attesa di vedere i risvolti di questa vertenza, hanno difficoltà quindi anche per gli affitti delle case fuori sede. C'è gente che è spaventata per il futuro, per gli impegni presi economici. Cerchiamo di farci forza uno con l'altro.